nervoso a bordo campo, comunque incitare sempre i suoi ragazzi. Un pareggio giusto o voleva qualcosa in più? Sinceramente le prospettive sono sempre quelle di prendere l'intera posta in palio. Poi ben venga il pareggio oggi, perché poi all'ultimo rischiavamo di lasciare tutti i punti qua a Crotone. Sono nervoso, nervoso nel senso, si è nervosi perché dispiace che nella settimana si lavora in un modo, poi la partita è tutt'altra cosa e sicuramente devono cambiare il modo di pensare e di fare, perché come poi alla fine si sta concentrati negli allenamenti, sicuramente lo si porta in partita. Se non si sta bene negli allenamenti, poi in partita succedono che cominciano a tremare le gambe, cerchiamo di buttare sempre i palloni fuori, è una cosa che non mi piace, perché come sempre dico ai ragazzi, si gioca non solo nell'andare avanti, ma anche nel difendere e nel giocare anche dietro, dove ci sono gli spazi, come continuo sempre a dirlo. Infatti il gol del pareggio, come voi avete ben visto, una palla che si poteva giocare per bene con un passaggio indietro è stata data lunga, fallo laterale per l'avversario, abbiamo subito il gol. Magari andavamo 1-0 il primo tempo, chiudevamo 1-0, anche gli avversari magari sarebbero stati presi più dall'ansia del pareggio nel recuperare, magari noi avremmo avuto più spazi e meno fatica nel secondo tempo, perché abbiamo faticato tanto. Abbiamo dei ragazzi giovani e poi durante la partita vengono i dubbi anche delle sostituzioni, magari ci sono da chi aspetti qualcosa in più, e anche loro vengono meno perché la fatica poi si fa sentire. Questo è uno sport che purtroppo o sei a 100 o non va bene. E l'ultima, ha pesato l'assenza del suo marcatore principe? Ha pesato, sì, però noi non. Quello che dico ai ragazzi, sì, oggi avevamo una persona importante fuori, un nostro ragazzo fuori, però noi a prescindere, oggi è capitato, può capitare domani, noi non possiamo stare alle dipendenze di un solo giocatore, noi dobbiamo essere squadra sempre, sia nelle assenze che quando ci sono i presenti. E questo me ne dispiace, perché non vorrei che. È un fattore psicologico per i ragazzi, perché magari sia una giustificazione, ma assolutamente no, non deve essere una giustificazione, perché dentro il campo siamo 5 contro 5, non si fa sicuramente in meno. E quindi è inutile che si sta a recriminare, può essere infortunato, ci può essere uno squalificato, noi dobbiamo essere squadra a 360 gradi, non fino a un certo punto e basta. Grazie. Niente.